Dal Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. Nel brano evangelico di oggi noi ascolteremo il racconto di un episodio piuttosto imbarazzante, anzi poco edificante, che ha avuto come protagonisti due discepoli eminenti, i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni. E per cogliere il messaggio, dobbiamo collocare nel contesto ciò che è accaduto. Gesù è in viaggio verso Gerusalemme, del resto tutto il Vangelo secondo Marco è il racconto di questo viaggio. Gesù va verso la sua meta, che è il dono della vita. E durante questo viaggio, lui per due volte ha già annunciato in un modo molto chiaro ai discepoli dove sta andando e che cosa significa per loro seguire lui. Ha detto: io sarò arrestato, oltraggiato, condannato e verrò ucciso. I discepoli erano rimasti scioccati, perché non era per andare incontro a un simile fallimento che loro avevano lasciato tutto, la casa, la professione, i familiari, gli amici. E difatti, dopo il primo annuncio, Pietro era intervenuto per cercare di far cambiare idea a Gesù, dissuaderlo ad andare a Gerusalemme. E Gesù gli aveva detto: tu ragioni come Satana. Satana mi ha proposto fin dall'inizio di andare a conquistare i regni di questo mondo. Pietro, tu ragioni proprio come Satana, come ragiona la gente di questo mondo che vuole il potere, dominare, farsi servire. Dopo il secondo annuncio, i discepoli avevano evitato di fare domande, di chiedere chiarimenti, perché sapevano come era andata a finire la prima volta. Speravano soltanto che il maestro la smettesse di parlare di queste cose. E difatti loro avevano continuato a discutere tra di loro a chi sarebbe spettato il primo posto quando finalmente avrebbero raggiunto la gloria del potere. Bene, immediatamente prima dell'episodio che tra poco ascolteremo, Gesù ha preso di nuovo in disparte i dodici e per la terza volta ha rivelato loro ciò che gli sarebbe accaduto a Gerusalemme. E questa terza volta dice le cose nel modo più chiaro. Io vado a Gerusalemme e lì il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi e lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Se avete contato quante azioni sarebbero state fatte nei suoi confronti dagli uomini, sono sei. Il numero 6 nella Bibbia è significativo perché è segno dell'incompletezza. Manca un'altra azione. Gli uomini non ne hanno compiuto 7, ma soltanto 6. La settima la compie Dio, dice Gesù. Dopo 3 giorni il figlio dell'uomo risorgerà, cioè il destino non sarà quello determinato dalle azioni degli uomini, ma ci sarà l'intervento del Padre del Cielo che lo riconoscerà come l'uomo riuscito, il vero vincitore. È a questo punto che dopo questo terzo annunzio Marco introduce la reazione dei discepoli. Ascoltiamola. Si fecero avanti Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, e dissero a Gesù: Maestro, noi pretendiamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria,
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Dopo la presentazione così chiara che Gesù ha fatto del suo destino, pare quasi impossibile che i due figli di Zebedeo non abbiano ancora capito. Davvero non fanno una bella figura. Quando sono stati scritti i Vangeli, sono passati molti anni da questo spiacevole episodio e le cose sono radicalmente cambiate, perché Giacomo è stato il primo fra i discepoli a dare la vita per Cristo durante la persecuzione di Erode e Agrippa. Suo fratello Giovanni è ancora vivo, è l'ultimo degli apostoli che è rimasto in vita, si trova da una ventina d'anni a Efeso ed è venerato da tutte le comunità cristiane. E questa è la ragione per cui quando Luca scrive il suo Vangelo, lui conosce questo episodio, ma non lo riferisce. Matteo lo riferisce, ma lo modifica. Dice: non sono stati loro due, è stata la mamma, le mamme stravedono per i figli, e ha voluto mettere una buona parola in favore di Giacomo e di Giovanni, e poi ha adoperato delle parole molto dolci rivolgendosi a Gesù. La vicenda si è svolta come riferisce Marco. Erano loro due che erano affetti dalla frenesia del potere, del protagonismo. E poi il modo come parlano con Gesù non è molto educato. Letteralmente dicono: «Maestro, noi pretendiamo che tu faccia quello che ti chiediamo». Come reagisce Gesù? Lui sa che cosa hanno in mente, ma non li vuole rimproverare, non vuole dire subito dove stanno sbagliando, no. Prima vuole che tirino fuori i loro sogni. È ciò che anche noi dobbiamo fare. Nel dialogo con Cristo, nella preghiera, dobbiamo presentargli i nostri sogni, perché lui non ci sgrida, anche se sono molto sballati, no? Perché? Perché la nostra natura non è che ci porti immediatamente a sintonizzarci sui suoi pensieri. Il Satan opera in noi e ci porta molto lontano. Ha tentato anche lui, tenta anche noi. Per cui Gesù ci capisce. Ci vuole del tempo per comprendere la scelta che lui ci propone. Ecco allora la sua pedagogia. Vuole farci arrivare con calma a capire che chi vuole dominare su un altro suo simile non è uomo. Uomo è colui che serve il suo simile. Una verità che non è facile da capire e da accogliere. Gli rispondono: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. L'immagine è chiaramente presa dalle scene che si svolgevano nelle corti dei sovrani dell'antico Medio Oriente. Sul trono c'era seduto il re, poi alla sua destra e alla sua sinistra i dignitari, i notabili, le persone ragguardevoli. Ecco, il primo risultato che Gesù ha ottenuto è riuscito a far venir fuori il diabolico che è presente nei suoi discepoli, cioè quei sogni che sono suggeriti non da Dio, ma da Satana. E se tu segui ciò che Satana ti suggerisce, tu non diventi uomo, tu ti disumanizzi. In realtà, voler essere grandi, voler essere i primi, voler essere gloriosi non è un male. Questa pulsione ce l'ha messa Dio, fare qualcosa di grande, di notevole. Si tratta di sapere come rispondere a questa pulsione che noi abbiamo dentro, quella di essere grandi. L'equivoco sta nel modo di intendere la gloria. Cos'è che è gloria e cosa è vanagloria? I due fratelli conoscono ciò che il mondo ritiene gloria, quella di chi riesce a emergere, a eccellere su tutti, perché così riesce ad accumulare denaro, potere, prestigio, a servi che si inchinano davanti a lui. Eccolo l'uomo glorioso.
è l'unica gloria che loro conoscono. Nella Bibbia, Kavod, gloria, indica la rivelazione della grandezza, dello splendore, della bellezza di una persona e anche la grandezza di Dio, la gloria di Dio, quando è che Dio era glorioso. Gli uomini hanno commesso l'errore di proiettare in Dio le loro idee di grandezza, ma le idee di grandezza che loro hanno in mente vengono dal maligno. Le abbiamo proiettate anche in Dio. Difatti, lo immaginavano glorioso quando sconfiggeva i nemici, quando i suoi devoti si inchinavano davanti a lui per servirlo offrendogli sacrifici e olocausti, quando incuteva paura a tutti coloro che osavano trasgredire i suoi ordini. Eccolo, il Dio quando era glorioso. Questa sarebbe la gloria? La rivelazione della bellezza di Dio? No, questa non è la bellezza di Dio, questa è bruttura di Dio. E noi continuiamo ancora oggi a presentare il Dio glorioso alla fine del mondo, quando finalmente farà vedere cosa capita a coloro che hanno osato trasgredire i suoi ordini. Questa sarebbe la bellezza di Dio? No, questa è bruttura che abbiamo inventato noi. È sul volto di Gesù, dice Paolo, che noi cogliamo la gloria, la bellezza del volto di Dio. Nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 4, Dio che disse rifulga la luce nelle tenebre, ha fatto risplendere nei nostri cuori la scoperta, la conoscenza della gloria di Dio, quella che brilla sul volto di Cristo. Allora, se noi vogliamo cogliere la vera gloria, non la vana gloria, quella suggerita dal maligno, noi dobbiamo contemplare il volto di Gesù di Nazaret. In ebraico, kavod, gloria, significa peso, consistenza, una vita che non viene spazzata via dal vento, una vita fatta di effimeri, di vanità. Chi cerca queste vanità non si realizza come uomo, si degrada, cancella dal suo volto la gloria di Dio. Sul volto di Gesù brilla la gloria di Dio perché è un volto bello come quello di Dio. Ma se noi cerchiamo la vanagloria, sul nostro volto, dal nostro volto, viene cancellata la somiglianza con la bellezza del volto di Dio. Dicevo che pregare significa presentare a Dio la nostra visione delle cose. Poi però, non ci sgrida qualunque cosa noi gli diciamo. Dopo però, bisogna mettersi in ascolto di ciò che lui ci dice. Altrimenti la nostra preghiera è un monologo che lascia tutto come prima. Andiamo, gli raccontiamo le nostre cose e poi ce ne andiamo. No, fermati, ascolta adesso quello che lui ti dice. I due fratelli hanno fatto la loro richiesta, che non è molto diversa dalle richieste che facciamo noi. Noi chiediamo a Dio sempre che faccia la nostra volontà. Sentiamo adesso che cosa Gesù risponde ai due figli di Zebedeo. Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». Gesù ama Giacomo e Giovanni e sa che stanno correndo un grosso rischio, quello di giocarsi la vita puntando sulla vanagloria, quella
che bramano ottenere coloro che ragionano secondo gli uomini che sono mossi da Satana. È lo spirito maligno che spinge i due in questa direzione, li illude che la vanagloria sia qualcosa di consistente, di solido, di duraturo, quando in realtà è pula della quale non rimane nulla. La vera gloria, quella che Gesù propone, non è un po' diversa, è l'opposto. Non è quella di chi vuole essere grande, ma di chi si fa piccolo per servire il fratello. E per cogliere questa gloria, per puntare la vita su questa gloria, Gesù dice che è necessario condividere il suo calice e ricevere il suo battesimo. Sono due immagini ben note ai discepoli. La prima ricorre spesso nella Bibbia. Condividere il calice con qualcuno significa condividere il suo destino, che sia buono o cattivo. E Gesù impiegherà questa immagine nella preghiera del Getsemani, quando dirà: «Abba Padre, se è possibile, allontana da me questo calice», cioè che non sia proprio questo il mio destino, ma sia fatta la tua volontà. È il dono della vita che è richiesto a Gesù affinché possa brillare in pienezza sul suo volto la gloria di Dio, l'amore di Dio. Il massimo dell'amore è donare la vita. La seconda immagine è quella del battesimo, ha lo stesso significato. Il battesimo per Gesù significa andare fino in fondo, indica il passaggio attraverso le acque della morte, le sofferenze, gli affanni ai quali è sottoposto il giusto, nella Bibbia sono spesso paragonate a un'immersione nelle acque profonde. Ecco, questo dono drammatico della vita è presentato come l'immersione del battesimo. Aver parte alla gloria di Gesù quindi significa, per il discepolo, partecipare fino in fondo alla sua scelta di vita. La gloria del Maestro è quella dell'amore, del dono della vita. È il massimo della bellezza di una persona e questa gloria deve splendere anche nel discepolo. Giovanni e Giacomo sono pronti ad accogliere questa gloria, a seguire Gesù in questo dono della vita. Loro rispondono: «Lo possiamo». Fra la domanda di Gesù e la loro risposta non c'è un attimo di riflessione. La conclusione è che non hanno capito, continuano a confondere la gloria con la vanagloria e per ottenere questa vanagloria sono disposti anche a giocarsi la vita, a rischiare. Gesù dice: «Voi berrete il mio calice e sarete anche battezzati col mio battesimo». Gesù rispetta la loro lentezza nel comprendere i disegni di Dio. «Condividerete il mio destino». Poi dice: «Sedere alla mia destra e alla mia sinistra però non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato». Questo è un passivo divino, cioè è stato preparato da Dio questo posto alla destra e alla sinistra. E per chi lo ha preparato il Padre del Cielo, il posto alla destra e alla sinistra, cioè la somiglianza massima con Gesù, è preparato per coloro che si fanno servi. E notiamo anche: è stato preparato, quindi è un dono gratuito, non c'è alcun merito. Abbiamo capito quale gloria cercano i due figli di Zebedeo. Sentiamo adesso come la pensano gli altri 10 che hanno assistito a questa scena. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse,
e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per tutti. Di fronte alla richiesta fatta dai due figli di Zebedeo, gli altri 10 si indignano. Non è che si arrabbiano perché si trovano con dei compagni che non capiscono proprio niente. Gesù è stato chiarissimo, come fate a non avere capito? Non è questa la ragione. Il motivo è che vogliono essere loro i primi. Tutti e 12 sono lontani dal Maestro. Ecco, sotto gli occhi di Gesù si realizza il primo scisma della Chiesa. 10 contro 2, 2 contro 10. Scisma che, come quelli che seguiranno nella Chiesa, avranno sempre come componenti l'orgoglio, la volontà di primeggiare. Che cosa fa Gesù? Li chiama a sé. Non perché materialmente fossero lontani, no, sono tutti lì attorno. È che sono lontani da lui, dalla sua proposta di mondo nuovo. E comincia a esaminare i capi di questo mondo, quei capi che i suoi discepoli vogliono diventare grandi anche loro. E dice: coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse, e i loro capi le opprimono. È molto ironico, Gesù, coloro che dovrebbero servire il loro popolo, in realtà sono persone che dominano e che opprimono. L'ironia di Gesù è molto più esplicita nel modo come ci riferisce Luca questa competizione fra i discepoli. E Luca dice, riporta le parole di Gesù: i grandi di questo mondo esercitano il loro completo dominio sugli altri e per giunta pretendono di essere chiamati euergetai, benefattori, era il titolo di cui si fregiavano molti dei re ellenistici, Tolomei, Seleucidi. Bene, Gesù dice: voi avete di fronte tanti modi di esercitare il potere sugli altri. Avete i capi politici, i capi religiosi, i rabbini, gli scribi, i sacerdoti del Tempio. Bene, tutti esercitano il potere allo stesso modo. Impongono la loro volontà, pretendono di fare i loro interessi, cercano i loro privilegi e poi esigono di essere riveriti, come prescrive il cerimoniale, e quindi onorati con i titoli adeguati alla loro posizione. Guai sbagliare questi titoli. E a quale di queste autorità voi dovete ispirarvi? Bene, a nessuna di loro. Fra di voi non così. Nessuno di questi tipi di autorità può essere preso, ad esempio, da un discepolo di Cristo. Quale allora è il modo di diventare grandi, di essere onorati? Gesù vuole che si divenga grandi. Fate bene ad ambire alle grandezze. Adesso vi suggerisco come diventare grandi. Fra di voi, grande sarà chi si fa servitore, e chi vuole essere primo divenga schiavo di tutti. Due termini molto importanti: servitore, schiavo, diaconos e doulos. Diaconos è il servitore che liberamente si mette a disposizione degli altri, e chi fa il volontariato perché ama il fratello e lo soccorre nel bisogno. Doulos è lo schiavo, colui che è costretto a un lavoro coatto. Lo schiavo non appartiene a se stesso, appartiene a un padrone e deve fare ciò che dice il padrone. Non è come il diaconos che spontaneamente si offre lui. Gesù dice: fatevi diaconi e fatevi schiavi.
chi è il padrone del discepolo di Cristo? Il padrone è chiunque abbia bisogno di un tuo servizio. Lui è il tuo padrone se vuoi essere discepolo di Cristo. Chiunque è nel bisogno e tu lo puoi soccorrere, tu sei suo schiavo, devi obbedire al suo bisogno e farti schiavo di tutti, dice Gesù. Questo è più complicato, perché farsi schiavi coloro che sono simpatici e poi ti dicono grazie e non sanno più come complimentarsi per il bene che hai fatto loro. No, ci possono essere anche coloro che non ti dicono grazie, ma forse ti offendono dopo che tu li hai serviti. È la logica questa nuova della comunità dei discepoli di Cristo e difatti conclude presentando se stesso come esempio di chi ha puntato la vita su questa proposta. Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per tutti. Il figlio dell'uomo è venuto per presentarci il vero volto di Dio. Noi ci siamo inventati un Dio che è servito dall'uomo. No, è capovolto il Dio che ci presenta Gesù. Gesù ha parlato solo di un Dio che è servitore del bene dell'uomo e della vita dell'uomo. È tutto proteso a servire l'uomo. E il figlio dell'uomo, che è Gesù di Nazaret, ha dato la propria vita in riscatto per molti. Il riscatto è un termine molto importante perché era ciò che uno doveva pagare per riscattare uno che era diventato schiavo, un suo familiare, un fratello che era divenuto schiavo, e allora uno doveva pagare per riscattarlo. E se non aveva denaro, doveva offrire la propria vita per liberare il suo fratello. Da quale schiavitù Gesù è venuto a liberare l'umanità? Da un tiranno terribile che è Satana, che ti porta a costruirti la vita secondo le sue grandezze. Ma queste grandezze non sono bellezza, sono vanagloria, è una bruttura. Ecco, per liberarci da questa schiavitù che ci impedisce di essere noi stessi, di assomigliare al Padre del Cielo, Gesù ha dovuto donare la sua vita, perché soltanto vedendo il modo come lui è vissuto, noi veniamo liberati da questa follia che sono le grandezze di questo mondo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.